Sky è sicuramente il termine che ha definito nel bene e nel male il miracolo economico del Veneto ed è una delle parole più utilizzate nel nostro dialetto. Ma forse tutti non sanno che Sky deriva da queste monete. Sono le Scheide Münze austro-ungariche, quando il Veneto era una delle province dell'impero di Vienna. Siamo nella prima metà dell'Ottocento e gli Scheide Münze da tempo circolavano al posto degli zecchini serenissimi. Scheide, ovvero soldi, che i Veneti prontamente tradussero con Skei. Diversa la traduzione di Münze, ovvero spiccioli, e in particolare la moneta da 5 Skei, come ci racconta sorridendo lo storico e giornalista Sergio Tazzer. Perché 5 Skei? Perché c'era scritto 5 Scheide Münze e non tutti conoscevano il tedesco e leggevano come era scritto Scheide Münze e quindi le Münze diventarono 5 Skei. Demona. Altro termine tipico veneto derivato questa volta da scimmia in spagnolo, per definire, come citano molti dizionari, un individuo stupido o che si atteggia tale magari per uscire da una brutta situazione. Perché conveniva avere 5 Skei demone in Scarsea sotto la dominazione austro-ungarica? Perché quando passava, magari era di sera o di notte, passava la ronda a Venezia, la ronda di polizia era formata certamente non da gentiluomini, erano molto, molto robusti ed erano molto coriacei e poco educati, solitamente erano croati, ti facevano vuotare le tasche. Se tu avevi i 5 Skei Demona in Scarsea, venivi lasciato andare perché non eri considerato un vagabondo. Nel dire Veneto, invece, i 5 Skei Demona è un po' di tontonaggine, non guasta mai per allungare una trattativa, un discorso, prendere tempo per decidere poi con tranquillità e con compiutezza.